tutti. È da tantissimo che non torno, vi chiedo scusa, ma sapete, la routine ti assorbe sempre, ti prende tra università, esami da dare, esami da preparare, insomma, un casino. Però sono tornata e oggi torno con qualcosa di molto leggero, ovvero un book haul. Leggero mica tanto perché la mole è veramente assurda, cioè, ragazzi, questo mese è stata una cosa allucinante. Il motivo per cui, tra l'altro, questo bucolo è così ricco è che non si sa per quale motivo un giorno il mio ragazzo ci siamo svegliati e abbiamo detto: ciao, andiamo in giro per mercatini, andiamo a vedere come sono questi mercatini. E giustamente, andando sempre nella sezione libri, abbiamo trovato il mondo. Quindi io direi di cominciare subito. Ho qui accanto la mia pallina pelosa. Fatti vedere. Non è bellissimo? Si chiama Nikki. Vero che sono pallino peloso? Cioè, lasciamolo dormire, poverino. Comunque, cominciamo. Direi di partire da un regalo. Questo regalo in realtà non è stato fatto un mercatino, ma cioè, l'abbiamo trovato alla Mondadori. E sto parlando di Il Signore degli Anelli e il Ritorno del Re. Praticamente io avevo i primi due. E mi mancava il terzo, che in genere non si trova mai, almeno non di questa edizione. Adesso c'è l'edizione quella tutta nera con i simboli, io sinceramente non mi dice granché. Però un giorno l'abbiamo trovata, tra l'altro non è proprio uguale perché se notate la costa è un po' più scura rispetto alle altre, però almeno l'ho trovata e quindi adesso anch'io ho la mia bella trilogia completa. Tra l'altro non faccio le letture di settembre perché appunto sto finendo la trilogia. E ne farò un video diretta. Oh, ciao amore! Si è appena appoggiato sulle mie gambe. Dicevo, e appena finisco di leggere, ad ottobre farò la recensione. Spero di essere all'altezza perché effettivamente, insomma, è un librone, è una cosa, insomma, un capolavoro che difficilmente si riesce a recensire. Poi, e qui parte una caterva di libri, vi avviso subito che, escluso quello che avete appena visto, sono 22 libri, quindi sarà un po' lungo questo video. Ad uno dei mercatini ho trovato questo, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, non che non l'abbia già letto, però sto cercando di raccoglierli tutti quanti per avere, diciamo, nella libreria la mia bella raccolta di Harry Potter, almeno quelli nella versione vecchia, chiamiamola così. Quindi sono riuscita a trovarlo, una cifra abbastanza irrisoria, 2 euro, quindi. Sempre ad un altro mercatino ho trovato questo, La lettera d'amore di Kathleen Shine, credo si pronunci così, non lo so. Questo libro lo cercavo da tantissimo. Almeno mi è piaciuto più che altro per la trama e per il fatto che siano Adelfi. Io amo da impazzire gli Adelfi, non so per quale motivo ne ho un debole. E quindi eccolo qua. Anzi, se tra questi libri che vi mostro ce n'è qualcuno che avete letto e volete darmi un vostro parere, sono assolutamente tutti ben accetti. Sempre ad un altro mercatino ho deciso di prendere questo, Il Signore delle Mosche di Arthur Golding. Ammetto che avrei preferito la versione quella della Mondadori, che è molto molto più bella, però vabbè, questo c'era e questo mi sono preso. Tra l'altro costava anche abbastanza poco, quindi l'ho preso. Sono curiosa di leggere questo e altri classici di questo tipo. Poi, questo si vede proprio che l'ho preso a un mercatino perché non ha assolutamente la banda, la copertina. L'ho trovato così, vabbè, pazienza. E sto parlando di Scrivimi ancora di Cecilia Hearn. No, oggi non mi ricordo proprio gli autori. Scrivimi ancora non è il mio genere, devo ammetterlo, però ho un debole per i generi epistolari. Infatti per quasi tutto il libro c'è l'intestazione così, credo sia, sì, credo sia uno scambio di mail addirittura. E quindi sono curiosa, mi piace. Mi ero innamorata di Leo Mai raccontato del Vento del Nord. Di 9.000 giorni e una sola notte, che sono tutti comunque gestiti così, quindi ho detto perché no, magari mi piace anche questo. Poi ho preso La sposa giovane di Alessandro Baricco, un libro che mi ha scioccata per la trama, perché è praticamente assente,
Ma stavolta effettivamente ha giocato molto l'autore, perché io ancora sto cercando di capire che razza di rapporto ho con quest'autore, perché ho letto Seta e me ne sono innamorata. Ho letto Mr. Gwyn e non mi ha fatto impazzire. Ho letto 900 e ho detto no. No, 900 mi è piaciuto, era carino, però era stato talmente elogiato che mi ha fatto dire no. Quindi credo di avere un po' un amore e odio con quest'autore, quindi credo che leggerò parecchi suoi romanzi per capire finalmente se mi piace o non mi piace, perché sono confusa, credo sia uno dei primi autori che mi lascia confusa. Poi ho preso questo, Horror Rapace di Yumiri. È un libro che praticamente è introvabile, almeno non l'ho mai visto in giro, quindi quando l'ho trovato l'ho preso subito. Tra l'altro l'edizione questa qui della Feltrinelli è meravigliosa, perché la copertina... Se sentite rumori strani è il mio cane, non ci fate caso, è pur sempre un pechinese, quindi ha l'apparato respiratorio di un porcellino. Giusto? Intanto è qui che si prende le coccole, tranquillo. Dicevo, l'edizione della Feltrinelli è bellissima perché, se voi vedete la copertina originale, se così si può dire, è su sfondo rosso e c'è questo piccolo Lego, non so se avete presente i personaggi della Lego, che sì, era carino ma non mi faceva impazzire. Quindi appena ho visto questa me ne sono già innamorata anche solo per la copertina. Oltretutto è un autore giapponese, se non vado errato, correggetemi se sbaglio, quindi volevo un po' addentrarmi nella letteratura giapponese, perché diciamo che il primo che mi ha presa per mano e accompagnato in questo girone, in questa nuova cultura della letteratura giapponese, è stato Junichiro Tanizaki. E devo dire che io ho amato almeno il libro che ho letto, La Chiave. È stato fantastico, meraviglioso. Poi amo l'ambientazione del Giappone. Credo sia anche stato questo che mi ha fatto apprezzare invece Seta di Baricco. Vedremo un po' com'è. Poi, sempre in un altro mercatino, ho trovato questo, L'ospite di Stephanie Meyer. Tra l'altro un'edizione della Mondolibri stracopiata, cioè è assurdo, però vabbè. E questo libro, io non ho pregiudizi sulla Meyer, per il semplice fatto che anche la saga di Twilight a me è piaciuta, ed è piaciuta anche tanto. Chiariamoci, l'avevo letta quando avevo 16 anni, sì, 16-17 anni, quindi comunque per quel periodo era il libro perfetto, era un libro quasi originale, molto carino, con una storia d'amore interessante, insomma a me era piaciuto. Quindi ho detto, perché non leggere anche qualcos'altro, perché questo qui addirittura pare essere forse un distopico, una roba del genere, quindi mi interessa tantissimo. Oltretutto Stephanie Meyer è una scrittrice che scrive veramente veramente bene, a discapito della fama che ha un modo di scrivere meraviglioso. Continuando, sempre un altro mercatino, ho preso un altro libro che ho già letto ma che dovevo assolutamente avere in libreria, e sto parlando di Follia, Patrick McGrath. Cosa dire di questo libro? Io l'ho voluto, cioè l'ho desiderato, perché è un libro che mi ha preso il cuore. Cioè, nonostante abbia detto più e più volte in giro, tra i commenti, eccetera, eccetera, che è un libro che io praticamente ho amato ma al tempo stesso l'ho detestato, cioè proprio odiato, l'ho amato appunto per questo, perché è riuscito a farmi provare queste sensazioni che sono molto difficili da provare con un libro. Ho detestato con tutta me stessa la protagonista, cioè io davvero le avrei spaccato la faccia ad ogni scena. Però è scritto in maniera meravigliosa, è molto bello, la storia veramente ti prende, non so cosa dire, so solo che questo è grazie a lui che sto imparando ad amare anche questo genere, a cercare titoli simili. Anzi, se avete qualcosa da consigliarmi di simile, con diciamo come tema principale i disturbi mentali, la narrazione clinica di qualche paziente, tutte queste cose qui, mi raccomando scrivetemi nei commenti, che sono curiosissima. Poi ho preso sempre in un mercatino un libro che, nonostante molti mi abbiano detto di non cominciare con questo per leggere in inglese, ho voluto prenderlo lo stesso perché sono curiosa di leggerlo in inglese, e sto parlando di Harry Potter and the Secret of Chamber. Già, Harry Potter torna ancora. A parte il fatto che la copertina è meravigliosa, cioè è bellissima, con tutte queste stelline colorate. Tra l'altro ho anche ordinato il primo di questa edizione, sempre, perché voglio cominciare a leggerlo. Magari non sarà il primo romanzo che leggerò in inglese,
Infatti, penso che comincerò con Geek Girl di Holly Smile, che è scritto in un italiano molto, in un italiano, che è scritto in un inglese molto più semplice, molto più scorrevole, le parole sono forse più comprensibili, o semplicemente appunto l'autrice ha voluto scriverlo in maniera molto più easy. L'unica scocciatura è che sono tipo 300 e passa pagine, quindi insomma ho paura di perdere un po' l'interesse, però voglio provare assolutamente. E quando avrò magari aumentato i miei livelli di inglese, proverò anche a leggermi tutta la saga di Harry Potter in inglese. Poi, sempre al mercatino, questi sono tutti del mercatino, così almeno smetto di dire sempre al mercatino, ho preso questo, Cell di Stephen King, con il buon King in posizione molto da macho, vabbè, comunque, King. E che dire, io sto accumulando libri di King nella speranza che uno di questi mi incoraggi a leggerlo, perché ho un rapporto molto molto strano con lui, cioè nel momento in cui dico dai, oggi leggo un libro di King, lo prendo in mano e lo riposo. Cioè, non che non mi piaccia, cioè non ho neanche mai provato a leggere anche solo una riga delle sue opere. Però non si sa perché, ho sempre quasi paura di prenderlo in mano, per paura che o non mi piace perché è troppo elogiato, o boh, che sia un autore impegnativo, non lo so, non riesco a capire quale strano meccanismo la mia mente operi, ecco. Però vabbè, prima o poi lo leggerò, assolutamente, anzi, stapperemo lo champagne quando riuscirò a leggerlo. Poi, ho trovato sempre un prezzo abbastanza stracciato, ho preso questo. Io sono un gatto di Natsume Soseki, non so se l'ho letto bene, altro autore giapponese che descrive appunto un po' la situazione del Giappone attraverso gli occhi di un gatto. Assolutamente lo voglio leggere, mi piace tantissimo l'idea che il protagonista sia un gatto e mi ispira tantissimo, cioè voglio capire un po' cosa potrebbe aver mai scritto. Poi ho preso questo, Le raccolte di Agatha Christie. Praticamente sono quattro racconti che contengono 10 piccoli indiani verso l'ora zero, le due verità e nella fine il mio principio. Il motivo penso sia abbastanza banale, voglio imparare a conoscere anche Agatha Christie. O anche Assassinio sull'Orient Express di là in libreria. Presto inizierò a leggerla perché nonostante non sia una fan dei gialli, penso che la Christie vada conosciuta e letta. E quindi la prima pila è andata. Poi, sempre su consiglio di una booktuber che ho conosciuto, devo dire, da poco, ma che apprezzo tantissimo nonostante sia giovane. Che non vuol dire nulla, nel senso è giovane, però insomma quasi quasi ha letto più lei di me in fatto di letteratura molto importante, ecco. Ho preso questo, L'amore ai tempi di colera di Gabriel García Márquez. Prima di vedere il suo video in cui lei, mi pare che l'abbia messo tipo nel video delle top 5, non mi ricordo, probabilmente vi lascio il suo canale così poi voi cercate un po'. Il canale è Un libro e una cioccolata. Prima di vedere il suo video, io pensavo che Marquez fosse un completo mattone, un completo depresso, un preso male e quanto di più brutto ci sia da dire su un autore. Pregiudizi, probabilmente pregiudizi. Perciò, quando ho visto il suo video, ho aperto gli occhi e ho detto: sì, insomma, dai, non viviamo di pregiudizi. Prima prova, poi dice se è veramente un mattone oppure no. E L'amore ai tempi del colera, per fortuna, è forse uno di quei pochi libri che non sono a tema appunto un po' depresso, un po' pianisteo, perché comunque Cronaca di una morte annunciata non mi andava di leggerlo. 100 anni di solitudine, men che meno, ho detto proviamo questo che almeno c'è la storia d'amore e potrebbe prendermi di più come primo approccio parlando. Perciò l'ho preso. Poi ho preso un libro che è tipo rincorso ovunque, non so neanche perché, però la trama mi ispirava da impazzire. Ed è Tu di Caroline Kepnes. È un libro bellissimo, tra l'altro gigante, io non so se notate, però non lo so, mi ispirava, proprio è uno di quei libri che li vuoi, anche se non sai quasi nulla di questo libro a parte la trama. Spero che il libro mi piaccia tanto perché davvero l'ho rincorso talmente tanto che insomma
deve piacermi. Vedremo un po' com'è. Altro libro che ho preso, più per curiosità che perché penso possa piacermi, è Funny Girl di Nick Hornby. Ho letto pareri abbastanza contrastanti, c'è chi lo reputa carino, c'è chi invece dice che è uno schifo totale, eccetera, eccetera. I pareri sono sempre quelli, sono sempre vari, il mondo è bello perché è vario, quindi i pareri sono belli perché sono vari. Vedremo un po' com'è, perché la trama in effetti è particolare, non mi sembra una trama molto da Nick Hornby, o comunque il tema, ecco il tema, perché praticamente è una specie di biografia che fa, quindi vedremo un po'. Questo l'ho preso invece alle bancarelle, quelle che ci sono di solito l'ultima domenica del mese, ed è La sindrome da cuore sospeso di Alessandra Gazzola, non so come si pronunci. Volevo cominciare a leggere qualcosa di lei perché poi avrei in lista altri libricini suoi, e devo dire che è un'autrice un po' che voglio imparare a conoscere, insomma. Vediamo un po' com'è, perché se ne sente parlare in giro tanto, insomma, vedremo. Oh, passiamo poi a un'autrice che anche lei la sto rincorrendo da tanto, ma al tempo stesso accumulo, ma non leggerò mai niente di lei, me lo sento, perché non riesco ad approcciarmi come, un po' come con King, cioè ho paura che poi magari non mi piaccia. E sto parlando di Banana Yoshimoto Kitchen. Banana Yoshimoto è famosa per la mole dei suoi libricini, quindi dovrebbe incoraggiarmi di più anzi a leggerla, però non so praticamente niente di lei, forse è questa la verità. Non sapendo nulla di lei, non sapendo che genere scrive, mi aggancio solo un po' ai titoli e spero che possano piacermi. Questo è il primo libro, mi pare, che abbia scritto, o comunque il primo libro con cui io l'ho conosciuta, quindi vediamo un po' cosa ne penserò. Poi ho preso questo, Il quaderno di Maya di Isabella Allende. Anche lei è una Allende, ma ditemi come si pronuncia, c'è chi la pronuncia Allende, chi Allende. Comunque, credo sarà il mio primo approccio con l'autrice, non la conosco, però ne ho sentito parlare, tra l'altro appunto la mamma del mio ragazzo l'ama questa autrice, quindi insomma voglio imparare a conoscerla per poter vedere un po' altro, farmi consigliare se per caso dovesse piacermi. E vedremo un po'. Tra l'altro questa copertina è fantastica, cioè io davvero amo la Feltrinelli per le sue copertine, sono un qualcosa di meraviglioso, io le adoro. Stessa cosa vale per questo. Seta di Baricco. Come ho già detto, questo libro l'ho letto, però lo desideravo tanto in libreria, anche perché se un giorno volessi rileggerlo almeno ce l'ho pronto. Anche in questo caso la copertina è fantastica, cioè è bella, non so, la Feltrinelli ha quel dono, come per Yumiri, l'Oro Rapace, ha quel dono di fare copertine meravigliose, quindi ti invoglio a prendere libri solo per la copertina. Ultimi due libri, il primo è questo, Gargoyle di Andrew Davidson. Io spero di aver detto gli autori di tutti gli altri libri, nell'eventualità perdonatemi. Questo libro è un po' particolare, cioè ne ho letto solo una recensione, poi mi sono andata a leggere la trama e mi ha preso subito. Ho detto assolutamente devo leggerlo che sono curiosa. È un libro molto molto particolare, tra l'altro quando sono andata a comprarlo, avendo letto questo libro, avendo comprato questo libro in un mercatino nell'usato, sfogliando le pagine mi sono ritrovata tipo ad avere cose del genere. Quindi, spoglia, ti ritrovi queste bandine nere, ho detto oddio no, l'ho preso tutto sottolineato, invece ho guardato bene invece, ed è proprio la stampa del libro. È particolarissimo, voglio assolutamente leggere, sono curiosa, ed è anche un po' cicciotto. Mi spaventa un po' la mole, però la trama vince su tutto. Ultimo, ma non per importanza, un libro che... Amore, cosa c'è? Scusate, ogni tanto parlo col mio cane. Ultimo, ma non per importanza, è La casa per bambini speciali di Miss Peregrine di Ransom Riggs, non so come si pronuncia. Questo libro mi ha lasciato un po' dubbiosa. Perché? Perché è un libro che ha veramente avuto molti pareri assurdi e contrastanti. Tra l'altro ho scoperto che c'è un secondo libro
non credevo possibile. Però quando ho visto le foto o gli inizi capitoli con questa carta qui, ho detto, ma già così la cosa mi ispira. Ho letto poi la trama ed è una trama sì un po' particolare, però non so, questa volta è stata proprio la struttura del libro ad avermi colpita e ad avermi spinta a prenderlo. Poi, ripeto, anche in questo caso, ma per tutti i libri in realtà ci sono sempre pareri contrastanti. Però nella media comunque è stato un libro molto apprezzato, quindi spero piaccia anche a me, anche perché appunto è molto affascinante da guardare. Se mi piace, leggo anche il secondo. Quindi questi sono i miei acquisti del mese di settembre e niente, noi ci vediamo con un prossimo video e spero tantissimo di riuscire, no, non credo che riuscirò a fare le letture di settembre per il semplice fatto che il libro che sto leggendo al momento non l'ho finito, quindi probabilmente farò vi spiegherò più in seguito. Aprirò direttamente una rubrica che avevo già intenzione di aprire, in onore del fatto che non ho dei libri da presentarvi, e quindi direttamente vi farò sapere nel prossimo video, va bene? Io vi ringrazio, grazie per gli iscritti, stiamo salendo sempre di più, piano piano, certo, però stiamo salendo, e è bello, cioè è bello, nonostante non sia una che appunto cerca di fare views a tutto spiano, è bello vedere che comunque qualcuno che mi segue c'è. Quindi grazie. Noi ci vediamo appunto col prossimo video e vi terrò aggiornati, va bene? Ciao!